I ricordi si sono abbastanza offuscati, devo dire, ma rimane un insieme di cose buone, tutto sommato, perché ho avuto la fortuna intanto di lavorare con registi davvero straordinari, Mancini, Lizzani, Samperi, La Twada, anche Cavallerovic. E quindi però è il successo, lei accennava al successo, io per me non è stato poi così importante, mi sono resa conto che il successo non mi dava quello che io avevo sperato e soprattutto ho avuto un grande handicap, non ho amato la mia immagine e non amare la propria immagine è un disastro in questo lavoro perché quella che tu trasmetti è quella che devi vendere. Io credo di non aver mai recitato, tutto sommato. Entravo in un personaggio e lo vivevo, poi ne uscivo. Ecco perché non ricordo i miei film, non ho ricordo delle scene. Quando rivedo qualcosa in televisione è come vedere una cosa per la prima volta. E poi era un'epoca bella perché io parto da metà degli anni 60 fino a tutti gli anni 70. E secondo me è stato un periodo d'oro del cinema. Io poi ho deciso di avere successo a un certo punto, l'ho deciso perché mi sono accorta che mi stavo avvicinando ai 30 anni. Io ero contenta di recitare, mi piaceva. Ho cominciato in Inghilterra, io ho cominciato in teatro a Londra. Charles Laughton era un produttore, lui mi mandò a fare teatro, il grande teatro repertorio inglese, dove giri, fai o one night stands o una settimana, o se no. Ma sempre nella provincia, io ho incominciato all'isola di White, con il ventilatore che ronzava rumorosamente sopra le nostre teste. Devo dire questo, che alla fine degli anni 70 mi sono accorta che c'erano sempre più firme sulle sceneggiature e che mi eccitavano sempre meno. Per eccitamento io parlo di qualcosa dentro che risponde alla pagina scritta e non c'era più questo. E dato che per me non era molto importante esserci a tutti i costi, ho sempre pensato comunque che la vita non fosse il cinema è parte della vita, ma c'era un'altra vita da vivere e sono andata a viverla. Le è mai capitato da spettatrice di vedere un film e di sentire la rabbia di non essere stata lei a poterci essere dentro, diciamo, un personaggio particolare? No, le spiego perché. Io ho sempre avuto un rapporto, la mia vita è sempre stata abbastanza ad ampio raggio. Non mi voglio atteggiare a saggia, però ho amato molto il cinema in senso lato, anche quello che vedevo sullo schermo. E non è mai stato importante per me identificarmi. Non so, io guardavo la mia passione per Anne Bancroft, adesso dico una cosa, per Katharine Hepburn, per Anna Magnani, per personaggi importanti anche del cinema italiano, per esempio, non so, certe cose di Monica Vitti, attrici che io ho visto che per me è stato veramente un godere. Il cinema mi è piaciuto proprio in questo senso. Non è mai stato molto importante. Certo, se ricevo una bella sceneggiatura sono contenta, ma non ho mai avuto questo desiderio di essere qualcun altro. Visto che una delle caratteristiche costanti dei suoi personaggi, anche nel film di Özpetek, è quella di personaggi che hanno un tratto di dominatrice, un po' anche di manipolatrice molto forte, con lo sguardo da spettatore, quindi non da critico, la prima cosa che viene da pensare è quanto ci sia in lei come persona vera di questi suoi personaggi. Cioè, c'è qualcosa che la riguarda in questi personaggi qui, che poi il cinema, da cui il cinema in qualche maniera è stato catturato, comunque lo sguardo dei registi. Scusi, vediamo se ho capito bene. Personaggi aggressivi, vuole dire lei. Forti, che Forti, sì. hanno una percezione molto forte del proprio potere Io sugli sono altri. così, sì, io sono così. Però bisogna chiarire bene questo concetto perché ho fatto una domanda, questa non è una domanda insidiosa, questa è una domanda da, come dicono, 100 milioni di dollari, 60 milioni di dollari. È molto importante questa domanda. Secondo me non esiste al mondo un attore che davanti alla macchina presa non abbia la sua fragilità, non c'è. Siamo, Alberto Lattuada diceva, siete cavalli,
con la sensibilità dei cavalli, ci sono cavalli di razza e cavalli non di razza, però dovete essere domati con grande sensibilità, se no disarcionate o andate per la vostra strada. Io sono, ho un carattere forte, tinte forti, ma domare me era facilissimo. Quando un attore recita non sa mai bene cosa la macchina da presa gli stia prendendo in quel momento. Ma lei... e mi chiedo sempre cosa prova un attore quando si rivede e capisce delle cose che gli altri possono vedere mentre lui, che è il centro dell'azione, non sa. Mi stupisce sempre questo, no? Che l'attore è anche molto più fragile perché gli altri lo stanno vedendo, ma lui non può vedersi mentre sta recitando. Ecco, mi piacerebbe che lei mi raccontasse magari di qualche sorpresa che ha avuto rivedendosi sullo schermo e magari capendo di sé delle cose che in quel momento non aveva fino allora immaginato, insomma. Ne ho avute molte, anche perché la magia, la scatola magica del cinema è davvero in mano al regista. Voglio dire, quando il regista se ne va in quella stanzetta, che adesso non so, forse sarà una cattedrale, tutto così cambia, detta moviola, è lui che stabilisce, è lui che determina il ritmo, è lui che crea quel momento, in quella stanza segreta, piccola e buia, lui lì crea, da solo, lì a quel punto è solo. E quindi nel contesto di un film, anche nel ritmo stesso di un film, che forse in scena non avverti, una scena che può essere in qualche modo spezzettata, con delle inserzioni, oppure può essere abbreviata, insomma, ti vedi, ecco, la scatola magica, poi la musica, poi vedi qualche cosa, perlomeno io, quasi sempre mi ricordo sedere lì al buio e vedere la proiezione e capire che sei solo una parte in realtà. Io avevo molto bisogno di andare via. Era necessario per me, per proprio il mio equilibrio di donna, per la mia vita. Non pensare più in termini di immagine, di proiezione di me stessa, non pensare più a me stessa come una proiezione di qualcun altro. Io, ripeto, leggevo una scena. Ecco, forse anche questo, perché leggevo un copione e quello che mi trasmetteva il personaggio del copione era già fatto, era già quello. Non c'era da fare elucubrazioni mentali, da programmare effetto di scena, era già quello. Allora questo cosa comprendeva? Questo comportava vivere. Dall'inizio alla fine io vivevo quel personaggio. Ma questa non è retorica, anche se non ho paura della retorica, non è retorica, perché è quello che fanno tutti gli attori che sono attori, voglio dire. E però quando finiva un film, io molto spesso era come se dovessi poi andarmi a riprendere dei pezzi di me, che nel frattempo erano diventati un'altra cosa e con i quali io dovevo fare i conti. Uno dei motivi forse per cui me ne sono andata. Perché c'era un bel po' di me che non c'era più.